Ed eccoci qui, incredibile, in un video incredibile, speciale, assurdo, mai visto prima, incredibile. Andiamo da Sus, allora. Ed eccoci qui con il vostro incredibile Sus. E faccio subito un primissimo piano Sus. Benvenuti in questo incredibile video nuovo. E scusate se sono svociato, ma fa caldo. Bene, sua maestà. Infatti, non potete capire l'utilità del nostro ventilatore incredibile che ci permette di sopravvivere in queste giornate caldissime. Volete sapere a che ora stiamo registrando questo video? In un orario improponibile di pomeriggio, incocciati al sole. Salutiamo il ventilatore. Saluta il ventilatore, Sus. Ciao, ventilatore. Ecco, salutiamo il camera incredibile. Ed eccoci qui in un video mai visto prima sul canale. Infatti, la lore incredibile di questo video, così che non vi potevate aspettare che arrivato sul canale così, è che non saremo io e Sus i protagonisti di questo video, vero Sus? Sì, infatti, c'è una novità, capito cameraman? Hai capito cameraman? In che senso? Sus, spiegaglielo! Lo devo spiegare io, cameraman, guardami! Abbiamo parlato tra di noi e quindi abbiamo deciso di dare un po' più di spazio sia a te che cameraman numero 2. Visto che insomma non vi paghiamo, però insomma ci avete aiutato in Codomania e tutte queste ultime cose, e quindi abbiamo pensato di accettare quell'idea che ci avevi detto tempo fa. Ecco, insomma, stavi aiuti. Hai capito, cameraman? Incredibile questa cosa. Ecco, appunto, vedi, approfittate. Vi spieghiamo perché il cameraman è di poche parole. Tempo fa abbiamo dato un'idea per un format e noi abbiamo detto, ragazzi, però giustamente noi dovevamo prepararci per Godomania. Abbiamo detto, sì, insomma, ne parleremo in futuro. Però poi, effettivamente, Godomania è andata bene. Il vostro scheletro ha vinto, anche Sus ha vinto. Abbiamo vinto tutti, circa. E adesso siamo in un nuovo arco di avventure incredibili. E vi ricordate che avevamo accennato anche a un progetto incredibile. Quindi abbiamo detto, sai che ti dico, Sus? Perché non riprendiamo l'idea che ci aveva detto il cameraman di questo format incredibile e la usiamo come premietto da dare a cameraman numero 1 e cameraman numero 2. Quindi questo potrebbe essere un format che magari vi lasciamo un po' più di spazio. Siete contenti? Ecco, quindi adesso ti lasciamo lo stage incredibile vuoto e vedi di fare quello che devi fare. Non ci far fare figuracce, vero Sus? Mi raccomando cameraman, ti teniamo d'occhio. Ecco, in studio ci andiamo a fare una passeggiata, torniamo tra poco e vedi di aprire quel pacchetto strano che così lo assaggiamo pure noi, quindi ti lasciamo lo stage, ci vediamo tra poco. Ed eccoci qui, salve a tutti, qui è il povero cameraman numero 1 che finalmente ha del tempo per poter parlare un attimo. Insomma, non faccio una mia parte dove parlo così tranquillamente senza insomma gente strana che mi gira attorno dal primo episodio dell'antishow addirittura. Ho molte cose da dire, mi sono dovuto fare un fogliettino scritto. Quando parlano loro sobrai, quando parlo io mi devo scrivere le cose. Perché questo video? Allora, diciamo che vi faccio vedere innanzitutto il soggetto di questo video. Ve lo faccio vedere. Eccolo qui l'oggetto del video. Allora, lo so, avete dei dubbi, ora vi spiego le cose. Allora, tranquilli. Ho il mio foglietto con scritte le cose. Innanzitutto, che cos'è questa cosa qui? Questo è il famoso dolcetto misterioso cinese. Praticamente, insomma, mi hanno regalato qualche giorno fa questo dolcetto cinese che io non ho mai visto in video mio, non so che cosa sia. So solo che fa puzza. E vi metterò probabilmente in editing il nome di questa cosa. Io non l'ho mai assaggiato e non so che cosa sia. Un dolcetto tradizionale cinese. Penso l'abbiano fatto perché sono finite le scuole. Non lo so. E dato che è cascata a fagiolo questa cosa qui del dolcetto, ho voluto unire, diciamo, l'assaggio di questo dolcetto con l'annuncio che volevo fare in maniera abbastanza originale, che ha a che fare con il canale, più delle informazioni varie. Quindi insomma adesso vi dirò le informazioni incredibili e poi assaggeremo questo dolcetto sperando di non crepare. Sì, lo so, mi fa strano perché da grandissimo fan sia io che il mio collega della serie di quei due sul server dove mangiano cibi strani dal mondo, quando vedi un dolcetto cinese la prima cosa che ti viene in mente sono tutte le battute su Taipei. Mi faccio notare quando sono impacciato io a parlare, quando sono io da solo e non ci sono personaggi attorno a me. Comunque, vi dico brevemente quelle informazioni con quello che sarebbe dovuto essere un annuncio positivo, ma purtroppo non lo sarà. Cioè, perché nell'ultimo mese ci sono stati pochi video? Sì, tra l'altro sto puntando il dolcetto così almeno sembra che sta parlando il dolcetto con la mia voce, però vabbè, insomma, ci siamo capiti. Nell'ultimo mese, come sapete, ci sono stati pochi video, ci sono stati solo 4 video nel mese di giugno. C'è stato lo speciale più Godomania, che per caso siamo riusciti a farla più o meno come volevamo farla, però essendo noi separati, io vivo da una parte e il mio collega abita da un'altra parte, non è semplice fare i video special con tanti personaggi. Alcune volte magari capita che non si sincronizzano bene, quindi dobbiamo rifarli, insomma, cose incredibili. Lentamente, luglio, proveremo, nonostante questa cosa che ora vi dirò, di riportarla. Infatti è già uscito il primo episodio della Burrofa Godo, ora ritorneranno tutti i format classici, delle viole, quattro chiacchiere in padella e tutte queste cose qui. Ovviamente non l'episodio dell'anti-show, oppure altri format come il salotto del Godo, perché
per organizzazione non ci siamo riusciti. Però perché tutto questo? Arriviamo al dunque. Cos'è questo annuncio che ci ha rallentato, ma che doveva essere un annuncio positivo, ma in realtà per ora non lo è? È che il mese scorso, il primo di giugno, noi volevamo portare avanti il progetto, appunto, Godoverse, a uno step in avanti. Per farlo, noi avevamo pensato di prenderci una casa in affitto. Io e il camero numero 2, che abitiamo appunto in due parti, io abito da una parte, abito completamente chilometri e chilometri lontano da me, adibire questa casa al luogo per registrare i video, insomma, avere un luogo nostro per poter fare video, per adibirla completamente al canale. E quindi arrivare a quello che potremmo dire in termini sabacuesi, vabbè, lasciamo perdere questa parola incredibile, Godoverse 1.5, se vogliamo, no? Dove sarebbero cambiate una miriade di cose. Purtroppo il progetto casa è stato fallimentare. Fino adesso la casa è molto difficile, con le finanze che abbiamo e problemi vari, riusciremo a farla. Quindi il piano di backup sarebbe prendere un ufficio, un piccolo studiolo, che non è la stessa cosa, però almeno è un inizio. Questo perché noi vogliamo portare avanti il canale a uno step successivo, perché crediamo fortemente in questa cosa, lo so, può far ridere magari alcuni, e quello che voi avete visto in tutti questi mesi, questi tra l'altro 7 mesi di canale, è niente rispetto a tutto quello che volevamo fare, a format che ancora non avete mai visto, personaggi che non avete mai visto, insomma, quello che avete visto è proprio uno stato embrionale del canale, ok? E noi vorremmo arrivare allo step dopo, quindi cominciare a poter essere liberi, autonomi nel poter fare cose, perché parliamoci chiaro, quando vuoi salire e magari diventare qualcosa nel mondo, nel panorama di YouTube, sicuramente non puoi continuare a registrare su un mezzo tavolo. Io non so se in tutti questi mesi avete notato quanto è piccolo questo tavolo, l'altro tavolo è il tavolo della cucina dove io registro le altre cose. E non vi sto a dire in che condizioni regista il buon camera numero 2 in un tavolo, pure lui della cucina. Quando capita nei post scrivo spesso che noi siamo troppo felici dei risultati che siamo riusciti a fare nelle condizioni pietose in cui abbiamo fatto, perché mezzi professionali noi facciamo per adesso i video col telefono, quindi vogliamo fare un grosso passo in avanti che ci permetta appunto di portare avanti il canale verso nuovi orizzonti. Brevemente, non voglio fare un video di mezz'ora perché spero di avere occasioni in futuro e io voglio che questo video rimanga sul canale, sperando che sia di buon proposito a fare la parte 2 di questo video. E magari, chi lo sa, se mai riusciremo a avere appunto un luogo da adibire a studio di registrazione per portare avanti il canale. Ci scusiamo se avete visto pochi video a giugno. Luglio la vedo difficile, anche sarà difficile, però abbiamo un po' di video di backup. Piano piano dovrebbero uscire anche più di un video a settimana, dei forum classici ovviamente, e anche durante luglio proveremo la ricerca di questo determinato luogo per poter adibire al nostro canale, chissà, magari diventare, come dire, il nucleo, se vogliamo, della nostra, chi lo sa, forse carriera su YouTube, sul web, chi lo sa. Abbiamo tante idee, forse anche troppe, quello che ci manca sono sicuramente i mezzi e un luogo. Le idee non ci mancano, ci canonizzeremo noi, insomma, ci saremo molto più presenti sia io che cameraman numero 2. Insomma, una miriade di cose che non vi sto a dire perché vorrei che fosse il primo video in assoluto che ci sarà. Questo è un po' uno spoiler, però vabbè, ve lo lascio se avete visto tutto sto video prima dell'assaggio di questa roba che comincia a puzzare, perché questo è alga, cioè credo sia alga, non lo so, mi ricorda tantissimo una nociata, è un dolce, diciamo, delle mie parti che ho sempre mangiato fin da piccolo, che è praticamente questa marmellatina di miele e noci che viene ricoperta da foglie di alloro, è una pappetta, no? E visto così, io la prima cosa ho detto, guarda la nociata cinese, non lo so, magari poi dentro era pesca, non lo so. Comunque comincia a puzzare, io l'ho tenuto in frigo pure più giorni del previsto. Quando mi è stato regalato questo dolcetto, lui mi ha detto mangialo subito, io ho appena mangiato perché era dopo pranzo, e ho fatto, vabbè, lo posso tenere in frigo qualche ora? Ah sì, tienilo in frigo, basta che lo tiri fuori un po' di ore prima. Io l'ho tirato fuori un po' di ore, però lui mi ha fatto capire che lo potevo tenere 2 o 3 giorni, è passata più di una settimana, quindi non lo so, vabbè, al massimo, come dicono sempre, il buon Red e Zessine, come la passerò sul cesso. Ci scusiamo, quindi ci sono stati pochi video a giugno, e ci scusiamo se anche luglio avrà problemi con i video. Il motivo è appunto perché noi dall'inizio, primi di giugno, stiamo cercando un luogo da adibire per il canale che ci permetta di far passare il canale da indie e amatoriale a qualcosa di più. Crediamo fortemente in questa cosa, anche troppo forse. Questo è quanto. Se mai riusciremo a fare questa cosa a luglio, anche se la vedo molto dura, quando sarà che vedrete un video, insomma, che intitoleremo Godoverse 1.5, vedete, perché sarà un video speciale, saranno grosse sorprese e sarà la parte 2, se vogliamo, di questo video qui, perché molte cose su format e cose
sono tutte cose che accadranno solamente quando arriveremo a quello step lì, nell'1.5 se vogliamo, no? Per adesso dobbiamo mantenere le cose così come sono. Però ripeto, abbiamo tante cose in mente e chi lo sa se ci riusciremo. Quindi questo è quanto. Le altre informazioni le saprete, speriamo, quando mai faremo quel video speciale lì nel nostro ufficio o studio. Poi magari non ci riusciamo e il canale continuerà ad andare avanti così per i prossimi mesi, però speriamo che quest'estate sia, diciamo, positiva, perché è partita male. Infatti siamo abbastanza demoralizzati. Infatti un po' si è sentito anche nei video di giugno, perché eravamo un po' demoralizzati. Quindi infatti questi ultimi video sono un po' più tristi del solito, meno godoversosi, diciamo. Speriamo che questa cosa vada bene, perché è un grosso fardello che ci portiamo dentro e che vorremmo fosse positivo alla fine. Quindi, adesso, passiamo alla parte 2 di questo video, che è l'apertura di questa cosa, perché questo format, che si chiamerà Sapore di Godo, sarebbe dovuto essere un format nato, appunto, nella casetta e ormai ufficio, no? Però poi è arrivato questo dolcetto e ho detto: che faccio? Non lo faccio un episodio prologo di questa serie, un format dove appunto io e mio collega mangiamo cose strane e in più magari ci facciamo una chiacchierata, diciamo gli annunci, insomma è un format che unisce la nostra, diciamo, passione per mangiare cose strane e il sentirci male a mangiare cose strane, più annunci e chiacchierate con i vostri poveri camera. Insomma, finalmente abbiamo un po' di spazio, perché non sfruttarlo, direte voi, no? Invece di farli fare tutto a quei mannaggia personaggi stravaganti e alcune volte un po' prepotenti, diciamo. Quindi, dato che i mezzi sono quelli che sono, io non posso far vedere come lo apro, perché non, con una mano ho paura di fare casini, facciamo che prendo gli attrezzi, faccio una magia tipo di no, e magicamente questa cosa sarà aperto e faremo l'assaggio. Un assaggio così barbarico, perché ho appena mangiato e insomma ho paura. No, non potete vedere la mia espressione incredibile, perché appunto una delle feature del Big Godoverse 1.5 sarebbe stata proprio la nostra presenza visiva. Quindi mi devo tenere l'effetto sorpresa per quando sarà quel giorno. Quindi non mi potrete vedere le smorfie magari che farò, poi magari è buonissimo, non lo so. Quindi però faccio una magia incredibile e questo dolcetto adesso lo aprirò. Quindi magia! Abbiamo un piccolo problema. Infatti non sono più nello stage incredibile. Allora, a parte che è stato molto più difficile del previsto aprirlo, perché è duro. Forse dovevo tirarlo fuori molto, molto, molto prima. È così il dolcetto. Era ricoperto di questo larghetto, questo è l'accetto. E ho molta paura che non dovrebbe essere così duro, secondo me. Perché sembra una nociata, però poi è questa specie di triangolino. Non lo so, è strano. Ho provato a spezzarlo, eccolo. Ok, assaggiamolo. Vediamo un po'. Che odore c'è? Non fa di un cazzo. Non odora di niente. Ok, niente, assaggiamo questo dolcetto. È orribile. Sa di candela. Sa di candela fortissimo. Ma che cazzo è? Ho pure mangiato la carne oggi. Che cazzata ho fatto. No, ma secondo me devo tirarlo fuori. Scusate. Non si parla con la bocca piena. No, ma poi è sbagliato, secondo me. Non si mangia così. Ma è duro. Ne mangio un'altra molecola, perché ho paura di... Non capisco, ma è fatto di tè? È mais? Che cazzo è? C'è qualcosa qui. Allora, diciamo che non è... questa parte esterna... Sa di un misto tra mais e candela. Ora, è che è duro. Ora provo a tagliarlo, magari c'è qualcosa dentro. Mo vediamo. Allora, l'ho aperto e che cazzo è carne? Che cazzo è? Comunque, a parte che è grasso in una maniera... Ma è carne? Ma odore di carne? Ma è carne? Io assaggio sta parte scura, Carne. Ma è salsiccia, ma che cazzo? Questo è buono, questo è buono. Allora, il fuori si può mangiare. Ma è carne. Ma pensavo fosse un dolce io. Questa parte fuori non capisco che cazzo. Scusate, non si mangia con la bocca piena, però.
la situazione è problematica. Devo registrare tutto per te, però. Mamma mia, beh, insomma, Dio è buono, forse. Mamma mia, sta di spezzatino molto duro. Cristo, se ti vai attraverso questo, muori. Comunque, allora, non si mangia così sto coso. Non è colpa di questo alimento, perché mi è stato regalato più di una settimana fa. Io, pur di mantenerlo per farci il video, l'ho tenuto in frigo, come mi aveva detto lui, e l'ho tirato fuori ormai più di 3 ore fa, ed è ancora così. Dovrebbe essere morbido. Quindi, secondo me, ho sbagliato io. Quindi, non metto in dubbio che questo magari dolcetto sia buonissimo. Quindi mi limito a dire quello che ho appena assaggiato, praticamente. Il fuori non capisco che cazzo è. È mais, boh, non lo so. E dentro c'è la carne. Cioè, questa è carne. La carne di dentro non è terribile. Pensate, se è buono in queste condizioni, magari questo coso vero è ancora più buono. Non è male, dai, su. Secondo me però non si mangia così. E ho fatto un errore a tenerlo così tanto tempo. Purtroppo non ho potuto registrare il video prima. Comunque, questo è quanto. Come episodio prologo di quella che, insomma, in condizioni normali sarebbe una serie. Insomma, io direi che come episodio prologo può andare bene. Direi che può andare bene. Ripeto, lo sto mangiando male. Non sono sicuro che è molto più buono di così. E secondo me, prima cosa è il tempo, perché è passato troppo tempo da quando mi è stato regalato. E poi il fatto che, secondo me, cioè, non so se, cioè, è un sasso. Cioè, questo dovrebbe essere fritto. Qua non si mangia così. Quindi sono stato bravo, dai. Mi ritengo bravo. Il fuori non si può mangiare. Il fuori fa schifo. Sa di mais e candela. Il dentro sa di carne. Però, ripeto, secondo me, fatto caldo, è buono. E chissà, speriamo che questo format, in versione meno amatoriale, fatto così da me e magari con il mio collega, possa venire meglio. Se mai rivedrete questo format, sarà fatto molto meglio con noi in prima persona e magari in un luogo adibito per il canale. Ecco, però ci tenevo a fare l'episodio 0 di questo format ancora in queste condizioni così, come magari buon auspicio per la versione decente che ci sarà solamente, ripeto, solamente se arriveremo ad avere un ufficio nostro. Ok, per poter portare avanti il canale in maniera seria. E niente, io do la linea allo studio e niente, ci vediamo prossimamente. Ed eccoci tornati, com'è andato allora, Cameraman, il tuo momento e unico momento di gloria, vero su me sta? Allora, Cameraman, parla, hai fatto un buon video? Insomma, spero di sì, insomma, ho spiegato le cose. Hai assaggiato quell'appetitosissimo dolcetto? Incredibile, allora com'era? Fresco sicuramente è buono, così non rende. Si è capito? Insomma, fidiamoci, l'ha assaggiato lui. Lo volete assaggiare? No, Cameron, guarda, abbiamo appena mangiato un ottimo gelato incredibile, quindi non ci vogliamo rovinare la bocca con quel dolore. Ma come, ve l'ho lasciato? Poi adesso ve lo prendo. No, Cameron, ti ho detto che non lo vogliamo. Però non è giusto che l'ho assaggiato solo adesso, ve lo vado a prendere. No, Cameron, me lascia per... Io e Susso abbiamo fatto una bella passeggiata e ci siamo mangiato un bel gelato, Susso. Mamma mia. Non lo sappiamo se il camera è stato bravo, non lo vedremo, lo scopriremo solamente in editing, in caso il vostro schietto lo picchia, quindi tranquilli. Quindi, wow, wow. Quindi, taglio incredibile, noi vi ringraziamo e ci vediamo prossimamente con nuovi video incredibili. Ormai la sapete, è la cosa dell'annuncio incredibile. Speriamo di riuscire a farlo, così che avremo la Godoverse House versus. Eh sì, ovviamente noi prenderemo l'ufficio a casa e poi manderemo in camera per dormire fuori. No, scherzo, scherzo. No, in realtà il piano era quello. Il vostro schietto vi saluta, Sus, saluta. Vabbè, anche se ci siamo stati poco nel video, il vostro Sus vi saluta e succhiate. Cameraman saluta e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video incredibile. Dovrebbe uscire una review on dopo questo video e anche una review on prima. Insomma, abbiamo registrato un po' di video backup incredibili e niente, noi torniamo alla ricerca del nostro luogo incredibile, sperando che, insomma, le cose vadano bene. Ora ormai lo sapete perché eravamo un po' più demoralizzati, mannaggia. Quindi taglio incredibile, noi ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video e speriamo in buone notizie per il canale. Quindi,